Che si tratti di bilanci o di relazioni personali, alla fine arriva sempre la resa dei conti, sia dalla parte del cliente che dalla parte del consulente finanziario. La domanda che ci poniamo è quindi: come si fanno a conciliare obiettivi e strategie di questi due soggetti apparentemente differenti, ma che agiscono nello stesso mercato, che è quello degli investimenti, seppur da angolazioni e da prospettive diverse? Di questo e di molto altro parleremo nel corso del nostro incontro odierno, che è il nono di una serie di incontri in cui i professionisti di Advisor Professional incontrano direttamente live coloro che interagiscono nella nostra community. A proposito, quindi, vi ricordo i nostri canali di comunicazione. Potete interagire direttamente con noi durante la diretta e tramite il nostro canale YouTube e tramite la nostra finestra di dialogo, che è quella poi dalla quale state vedendo questo live. Quindi le vostre domande saranno lette almeno in parte in diretta, ed eventualmente, se ce ne fossero delle altre, possiamo poi provvedere in un secondo momento a darvi risposta. Ma non portiamo via ulteriore tempo al nostro ospite. Oggi abbiamo infatti il piacere di avere qui con noi in studio una professionista, una business coach che interagisce con manager e consulenti finanziari ogni giorno, quindi andiamo a conoscere quella che è la realtà quotidiana di consulenti e clienti e come ci si interfaccia l'uno con l'altro. Quindi ho il piacere di presentarvi Francesca Luisa Bianchi. E buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi le chicche informative vanno in onda dal live blog di Advisor, quindi stiamo facendo strada noi e le chicche insieme a tutti voi. Buongiorno a tutti. Benissimo, grazie mille Francesca, grazie a te per essere qui. E entriamo subito nel vivo quindi di quello che è il nostro incontro. Noi già abbiamo avuto modo di confrontarci nel recente passato, e uno degli argomenti che siamo andati a trattare è quello dell'importanza di esserci, quindi il consulente finanziario deve esserci. A proposito, quindi, non voglio andare a anticipare niente, magari qualcuno che ci segue già sa bene o male di cosa stiamo parlando, però ti pongo una domanda un po' provocatoria e un po' che fa leva sulla curiosità. Quindi, anatra, gallina o Fabergé, tu che tipo di consulente sei? Ok, questa è proprio una chicca che ho fatto un po' di tempo fa, no? Perché parte tutto un po' da quella frase di Henry Ford, che dichiarava che le anatre hanno sempre fatto le uova in silenzio, mentre le galline, ogni volta che fanno un uovo, lo sa tutto il mondo, no? Quindi schiamazzano come impazzite. Morale, Henry Ford diceva: tutto il mondo non mangia uova di anatra, ma mangia uova di gallina, no? Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che se fai l'anatra, quindi non ci sei, non, un po' come il carbonaro, no? Che il consulente finanziario che molto segretamente andava dal cliente, no? In maniera molto così carbonara, quello non è sui social, quello non appare, non si fa vedere, e quindi nessuno sa anche che mestiere fa. A volte vanno in club, circoli, tennis, piuttosto che, e non, le persone intorno a lui neanche sanno che mestiere fa. Allora, questo qui è il consulente anatra, ok? Poi c'è il consulente invece gallina, quello che fa tante uova e lo dice continuamente. Il problema è che a volte non fa neanche delle uova di qualità, quindi alla fine, se hai fatto tante uova e non sono neanche di qualità, è meglio che stai zitto. Allora io ho aggiunto qualcosa a Henry Ford e ho creato il consulente che fa le uova Fabergé, che è l'uovo di qualità. Quindi non magari ogni 30 secondi fai l'uovo, ma quando fai l'uovo lo devi fare di qualità. E devi anche comunicarlo in maniera di qualità, quindi ci vuole tutta una comunicazione che faccia emergere nel mucchio l'uovo di Fabergé rispetto all'uovo della gallina. Assolutamente, okay? Assolutamente. Quindi adesso stiamo parlando di qualità, spostiamoci proprio su quelli che devono essere gli obiettivi di un consulente. Un consulente ovviamente fa un servizio di qualità, questo deve emergere. Quindi, se dobbiamo dire qual è l'obiettivo del consulente, quindi quali sono gli obiettivi principali che il consulente si deve porre, quali possono essere questi obiettivi? Quindi su cosa deve concentrarsi anzitutto il consulente? Beh, allora, prima di tutto, il consulente moderno è un imprenditore.
Quindi la prima cosa su cui deve focalizzarsi è la crescita della propria azienda, okay? Quindi la Giorgio Rossi. La seconda cosa è lasciare un'impronta, perché se noi pensiamo, insomma, mi vengono in mente le biciclette bianche, no? Tanto per dire un nome che mi assomiglia, o Giovanni Rana, voglio dire, no? O Barilla. Quindi tutti hanno messo il proprio nome sulla confezione di quello che fanno. Quindi tu giri con le biciclette con scritto Bianchi, mangi la confezione dei ravioli di Giovanni Rana. Quindi ci mettono la faccia e ci mettono il nome, cioè firmano col proprio nome e cognome. Questo è lasciare l'impronta, cioè lasciare il mondo migliore di come l'hai trovato. E gli imprenditori tendono a lasciare sempre un'impronta, magari non hanno la statua equestre in piazza, però di sicuro hanno lasciato il loro nome nel territorio. E questo secondo me è molto importante ed è uno degli obiettivi che dovrebbe avere il consulente, lasciare che il proprio nome diventi un nome di riferimento del proprio territorio, oltre naturalmente alla crescita della propria azienda. Assolutamente, quindi se abbiamo parlato di obiettivi, adesso dobbiamo parlare anche perché non si raggiungano questi obiettivi, quindi quali sono i motivi per i quali ci sono queste mancanze, perché poi è una mancanza, un obiettivo non raggiunto, un piccolissimo fallimento nel percorso di un consulente. Ok, il primo passaggio intanto è quello da pensare di essere dei dipendenti a quello di essere degli imprenditori, e già questo è il primo passaggio ed è lo schema mentale che va interrotto, cioè tu non sei un dipendente ma sei un libero professionista, imprenditore che ha scelto come fornitore privilegiato una certa mandante. Primo passaggio. Dopodiché vengono tutte le mancanze, no? Quindi le strategie sono mancanza di strategie di sviluppo innovative. Quindi cosa succede? Succede che se io sono ancora affezionato alla telefonata a freddo, e sono passati 50 anni, nel frattempo tutti chiamano, perché tutti chiamano da tutto il mondo, dall'India, dal Pakistan, per venderti la qualunque. Se chiamo io, che faccio il consulente finanziario, che risposta avrò dall'altra parte? Una risposta infastidita. Quindi chi devo chiamare? A chi devo chiamare? Cioè, oramai il mondo non si fa più telefonando, il mondo della comunicazione si è spostato per esempio sui social, okay? Quindi è da lì che bisogna partire, con un certo tipo di comunicazione, ma dopo lo vediamo. Poi, al di là della mancanza di strategia di innovative, c'è la visibilità, come abbiamo detto prima. Se non sei sui social, non sei visibile. Per esempio dovresti avere un sito. Oggi molti consulenti finanziari hanno un sito, quasi tutti sono sui social, chi bene, chi male, chi in maniera non corretta, però c'è un po' più di visibilità, ok? Poi a livello di altre strategie c'è l'organizzazione, quindi se io non ho una buona organizzazione, e devo dire la verità, quando io faccio business coaching, l'organizzazione è uno dei primi punti su cui io vado a interagire, perché se non ho una buona organizzazione perdo un sacco di tempo, e se perdo un sacco di tempo non riesco a fare sviluppo, perché i consulenti finanziari, se si continuano a muovere come i pompieri, finisce che rispondono alle chiamate dell'incendio, no? Quindi tu non fai il pompiere, fai il consulente finanziario, a meno che, ripeto, non ci sia il crollo del 29, dove allora devono uscire tutti i camion dei pompieri, ma se no non fai il pompiere, fai il consulente finanziario, quindi le strategie sono a medio-lungo termine. Se però continui a muoverti come un pompiere, tu non riesci a trovare il tempo per delle strategie di sviluppo della clientela. Poi c'è la motivazione. La mancanza di motivazione è un altro degli argomenti. Allora, la motivazione quando è che ti viene a mancare? Ti viene a mancare quando non hai risultati, quando dopo un po' di tempo che ci hai provato, vedi che non porti a casa il risultato, cominci a deprimerti, no? E quindi cominci anche a pensare che non sia il lavoro fatto per te, che non sia la zona giusta. Qualcuno a volte mi dice, ma sai, ma qui è diverso, qui non è la stessa cosa, qui di soldi non si parla. Ma non è vero, la gente parla continuamente di soldi, ma se non parla con te di soldi vuol dire che hai sbagliato
qualcosa, anche perché il tuo mestiere è parlare di soldi, okay? Quindi la mancanza di motivazione è importante, il business coaching aiuta. Poi la consapevolezza del ruolo, come dicevo all'inizio, la consapevolezza del ruolo è essere fondamentali per la famiglia e per le aziende. Adesso molti consulenti finanziari si sono resi conto che il loro ruolo è anche quello di essere a fianco degli imprenditori, degli industriali. Perché? Perché ne hanno veramente bisogno. Molto spesso questi personaggi sono circondati da gente che non sa occuparsi bene del loro denaro, o perché fa il dipendente loro o di qualche banca, ma l'imprenditore ha il commercialista, ha l'avvocato, è per il notaio, e perché non ha ne ha anche il consulente finanziario? Cioè sono un team che dovrebbe collaborare a stretto contatto con l'imprenditore. Perché se io vado a vedere molti dei suicidi che ci sono stati perché c'è stata una mancanza di corretta pianificazione del patrimonio. Quindi quando io vado a mischiare il privato, patrimonio privato col patrimonio dell'azienda, e poi dopo succede che non ho più spazio per muovermi, ecco che lì il consulente finanziario avrebbe potuto fare barriera, ok? Quindi quelli privati non li tocchi, questi qua devono essere usati per un altro. Poi lo spirito imprenditoriale, come abbiamo detto prima, mancanza di spirito imprenditoriale porta il consulente ad agire e a pensare come un ex dipendente a partita IVA. Cioè, allora era meglio che continuava a fare il dipendente, no? Cioè, devi pagare le tasse e c'hai un sacco di responsabilità in più, i clienti non ti cadono più praticamente in filiale, ma li devi andare a cercare, e se non diventi un imprenditore lì hai sbagliato qualcosa, ok? Bene, poi direi che queste sono le principali, quindi i principali motivi per cui non si raggiungono gli obiettivi. Ottimo, ottimo. Riprendendo proprio quello che stavamo dicendo, quindi gli obiettivi, la consapevolezza di ruolo, ma soprattutto lo spirito imprenditoriale, che sono le caratteristiche chiave che deve avere un consulente. Adesso spingiamoci un attimo dall'altra parte, quindi noi abbiamo comunque sempre il ruolo del consulente che è un ruolo centrale, ma il perno di tutto è il cliente. Il cliente che a sua volta questi obiettivi deve in qualche modo percepirli non tanto come qualcosa alla fonte, ma qualcosa a valle, quindi qualcosa che arriva direttamente al cliente. Nel momento in cui il cliente va a scegliere il consulente o un servizio di consulenza più o meno a 360 gradi, secondo te quali sono gli attributi, quali sono le caratteristiche che il consulente va a notare? Ma soprattutto ti faccio un'altra domanda proprio per andare a inquadrare anche un po' il mercato entro il quale ci stiamo muovendo. La consulenza ad ora quanto conta? Cioè il peso della consulenza ad ora per un cliente quant'è? Ma secondo l'indagine che ha fatto McKinsey a Consulenzia l'anno scorso a Roma, pesa solo per il 5%. Questo vuol dire che sono altri parametri su cui il cliente sceglie il consulente, ma è anche normale perché la mancanza di cultura finanziaria che c'è oggi nel nostro paese ti porta ad avere di fronte una persona ma senza la capacità di giudizio, no? Quindi io come faccio a sapere se questo mi sta dicendo delle cose che hanno senso o non hanno senso? E allora io andrò a scegliere il consulente sulla base di altri parametri, no? Che possono essere il brand piuttosto che il linguaggio, piuttosto che altri parametri, ok? Benissimo. E noi siamo nell'anno 2018. L'anno 2018 per i clienti, ma soprattutto per i consulenti, è stata vista come l'anno della volatilità, l'anno del ritorno delle nuove sfide, di qualcosa che si sta modificando e sta cambiando sul mercato. Noi siamo adesso già proiettati nel 2019. Tu hai utilizzato una parola secondo me molto calzante a proposito, che è quella del nervosismo. Quindi questo nervosismo che caratterizza un po' la view sul 2019, da cosa origina e in cosa si sostanzia? Beh, innanzitutto il nervosismo aleggia in tutti i campi, se andiamo a vedere, no? Perché è aleggiato nella politica, è aleggiato nell'immigrazione, è aleggiato in tante cose, no? Per cui nel 2019, quando emergerà il pricing, cioè quanto mi costi, succederà che, come diceva Gino e Michele, anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Quindi potrebbe essere che
pare sempre secondo questa ricerca di McKinsey che ben 12 miliardi si sposteranno da rete a rete, da consulente a consulente, quindi non stiamo parlando di banca, stiamo parlando da consulente a consulente, e la farà da padrone il, soprattutto il pricing. Quindi nel momento in cui io, cliente, avrò evidenziato quanto mi è costato avere a che fare con il consulente, guarderò performance e guarderò costi. Quando performance e costi non sono allineati, beh, forse un po' di nervosismo ci sarà. E questo cosa potrebbe far accadere, secondo la ricerca di McKinsey? Io lo traduco con una metafora, e la metafora è: avete presente quando i salmoni a un certo punto risalgono i fiumi per andare a depositare le uova, no? Alla foce? Bene, succede che gli orsi, che sanno di questa trasmigrazione, quelli furbi, si fanno trovare lungo il passaggio, no? Quindi gli orsi consulenti, che capiscono che dovranno stare lungo il passaggio dei salmoni, si posizioneranno e intercetteranno. Quelli che invece stanno andando a funghi, mi dispiace, ma ci sarà qualche altro orso che prenderà il loro salmone a questo punto della faccenda. Quindi bisogna cercare anche qui di esserci, essere al posto giusto al momento giusto. Ti faccio una domanda su, proprio a proposito di quello che stiamo dicendo. Abbiamo detto questi 12 miliardi che potrebbero spostarsi. Quindi, proprio in un'ottica di spostamento, come potrebbe cambiare il mercato in tal senso? Quindi il cliente, uno di quei 12 miliardi che deciderà di spostarsi, un salmone che decide di risalire la corrente, verso quale porto vorrà andare a parare? Cioè dove vorrà andare, dove si dirigerà? Ok, e qui usiamo un'altra metafora, ok? Io sono la mamma delle metafore. Allora, qui l'esempio che io porto è: se io vado a comprare un orologio e vado da Cartier, fantastico, pago 8.000 euro per un orologio, faccio una piega, vado a casa e dico: ragazzi, cioè, ho comprato un Cartier. Poi vado, che ne so, da Fitbit, ok, e non sono mica disposto a pagare per il Fitbit 8.000 euro, ne pagherò 100, 120, 140, quanto costa, ok? Quindi è il posizionamento, soprattutto del brand che è stato costruito, che farà la differenza. Allora, io a fine anno vedo che mi sei costato 8.000 euro di costi, però nella mia testa ho che tu sei un Cartier. Dico: vabbè, insomma, li vale tutti sti 8.000 euro. Ma se nella mia testa c'è che sei un Fitbit, uno Swatch, piuttosto che un altro orologio qualsiasi, senza nulla togliere, anzi, se devo dire la verità, questo Fitbit fa molte più cose del Cartier. Questo ti dà i passi, ti dà il cuore, ti dice le calorie, ti dice un sacco di cose. Il Cartier in fondo ti dice solo che ore sono, puntuale. Se poi invece ci passiamo dal Cartier, passiamo a Rolex, ti dice che ore sono, te lo dice anche sbagliato perché è sempre in ritardo, è sempre sbagliato. Però io Rolex sono disposto a pagarlo tanto. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni hanno puntato molto sulla creazione del proprio brand, altri hanno puntato molto sulle performance, su quello che io sono capace di fare. Eppure Fitbit 120, Cartier 8000, non c'è gara. Allora ti chiedo una cosa: oggi questo live blog al femminile, ovviamente, noi stiamo parlando della figura del cliente che è assolutamente centrale in tutto. Il consulente in questo deve essere anche bravo ad accaparrarsi un po' la clientela, quindi quello che dicevamo prima, costruire un po' il suo brand e cercare di farsi conoscere il più possibile per quello che è e per com'è, per la differenza anche che magari lo distingue dagli altri. Quindi la domanda, dato che la finanza è femmina e generalmente la femmina si lega al concetto di amore, come facciamo a fare innamorare il nostro cliente di noi o il prospect di noi? Beh, qui ci sono varie modalità. La prima è il cuore, innanzitutto, per cui se io ho cuore e tengo a quello che faccio, cioè ho passione per quello che sto facendo e ho cuore, questo già si percepisce. Poi c'è il linguaggio, perché anche lì, se io sbaglio il linguaggio, dall'altra parte verrò percepito magari distante.
Mi viene in mente una storia che forse ho già raccontato in altre occasioni, ho scritto in uno dei miei libri, di questa consulente siciliana che per tanto tempo cercava di acquisire questo cliente che era un contadino ricco e non ci riusciva perché lei aveva un linguaggio che io chiamo il tecnichese, no? Quindi andava lì, faceva perfetta, io so questo, faceva il feedbit, ok? Cioè, dava tutti i parametri perfetti, il problema è che questo qui non riusciva a capire, era troppo. Nel momento in cui, parlando di questa cosa con me, gli ho suggerito di usare il linguaggio del cliente, lui parlava di soldi in termini di piccioli. E ho detto, ma quando vai là, parla dei piccioli, dove mettiamo i piccioli, cosa facciamo con i piccioli? E l'ha chiuso, ragazzi, cioè è bastato cambiare il linguaggio. A volte basta poco. Cuore, passione, linguaggio, brand, cioè. E a questo punto c'è un po' di roba. Intervengo a gamba tesa e dico, e l'aspetto? E l'aspetto, brava, anche l'aspetto. L'aspetto è importante perché si dice che la prima impressione si forma in 7 secondi, si dice anche che non avrai una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Quindi i primi 7 secondi sono, tu stai arrivando, io apro la porta, ti guardo, non hai aperto bocca, non so chi sei, ti ho visto e ho guardato il tuo aspetto fisico, il tuo sorriso, come sei vestito. Allora, negli anni 80 quello che contava era il patacone d'oro, era la Ferrari, il Porsche, eccetera, quindi erano questi status symbol che oggi non sono più di moda, anzi, cioè più viaggi ecologico con l'orologio, magari col cinturino di plastica perché riciclata, ok? E più sei trendy, no? O magari arrivi in bicicletta. Però quello che conta è l'abito, cioè quando si dice che l'abito fa il monaco, e lo fa sì il monaco, cioè tu vestiti da prete e le persone penseranno che tu abbia un rapporto privilegiato con Dio. Tu vestiti da consulente e le persone penseranno che tu avrai un rapporto privilegiato con cosa? Col denaro. Anche perché, se ci pensate, gli uomini più ricchi del mondo e più potenti al mondo sono gli uomini che lavorano nel mondo della finanza in qualche modo, perché hanno il potere. Allora, questo mi fa pensare che i consulenti finanziari facciano parte di una casta, peccato che continuino a vivere ai margini di questa casta. Bisognerebbe spostare un pochino dentro la casta, perché i notai sono una casta, gli avvocati sono una casta, perché i consulenti non sono ancora una casta? Alessandro Riccio ci manda una domanda e ci chiede, e se è la mandante a importi l'aspetto? Allora, la mandante che ti impone l'aspetto? Cioè la spilletta? Stiamo parlando della spilletta. Io credo che le mandanti... per legge non potrebbero importi proprio nulla, perché il consulente finanziario è un libero professionista con un mandato di vendere i prodotti che la mandante gli mette a disposizione. Però il brand a casa mia dovrebbe essere quello del consulente. Quindi, se ti fa piacere mettere la spilletta, perché è l'unica cosa che mi viene in mente, la spilletta, non vedo altri che impongano la cravatta piuttosto che, se ti fa piacere portare la spilletta, ben volentieri, ma se non ti fa piacere, la porti solo durante gli eventi istituzionali, perché abbi pazienza. Ma quando sei fuori di lì, tu ti chiami Giorgio Rossi, non ti chiami mandante, ti chiami Giorgio Rossi. E quando tu ti troverai di fronte al cliente, il cliente sceglierà Giorgio Rossi, non sceglierà la spilletta. Assolutamente, anche perché il buono della caramella non è la carta, ma è la caramella stessa, tu mi insegni. Il buono è la caramella, ma se la caramella poi è una caramella ciucciata, non se la mangia nessuno. Quindi io andrò anche verso il packaging che ho di fronte, e ognuno ha una sua specificità, quindi c'è quello che si sente a suo agio con un certo, ma anche i colori stessi sono importanti, perché i colori risaltano e fanno risaltare la persona. Quindi io credo che imposizioni non ce ne siano. Se andate a rileggervi tutti il mandato che avete firmato,
il mandato non parla mai di imposizioni, anche perché non potrebbe. Assolutamente. Quindi il brand personale prima di tutto, anche perché poi è il valore intrinseco di ognuno, è quello che ognuno può dare in più, quello che conta. Ma assolutamente sì, cioè io devo portare avanti il mio brand, perché poi le persone scelgono me. Poi la mandante è fondamentale per tutto il resto, per i servizi, per la formazione, per i contratti che fanno con i prodotti, per tante cose, ma non di sicuro per il mio aspetto e per il mio brand, cioè il mio brand è il mio brand. Assolutamente, questo brand dovrà essere costruito non solo, come dicevamo prima, stando dietro, andando a capire quali sono anche le richieste del mercato e cercando di inserirci del proprio perché è quello che ci differenzia dal resto, ma anche secondo una strategia ben strutturata. Quando io sono un consulente e voglio andare sul mercato cercando di trasmettere effettivamente quello che sono, quello che dicevamo un po' anche all'inizio, l'importanza di esserci. Esserci significa non solo stare sul mercato, far bene il proprio e nessuno lo sa. Esserci vuol dire stare sul mercato, non eccedere, non essere troppo invadente anche in termini di comunicazione, però farsi notare, farsi dire la propria al momento giusto. Quindi ti chiedo, in termini di strategia, ad ora, nel mercato di oggi, dove ormai anche i social, dicevamo prima, fanno parte della nostra quotidianità, quali sono le diverse strategie per cercare di portare avanti il proprio operato, il proprio brand e per seguire la strategia di cui parlavamo e soprattutto il ruolo dei social? Quindi fare un attimo una panoramica. Allora, i social oramai sono diventati fondamentali, quindi non esserci sui social è uno dei più gravi errori che possono esistere. Le strategie sono varie, quindi cioè dalla richiesta di referral one to one, ma fatta con i giusti criteri, perché quella, come la definivo io nel mio primo libro che ho scritto, quella la mi manda picone, ok? Quella lì funziona poco, oppure io la chiamavo la strategia del tenente Colombo, no? È presente il tenente Colombo, che è già sulla porta e dice, ah, a proposito. Vabbè, però lui la banalizzava e aveva senso, no? nel concetto del film, però se tu mentre stai uscendo, a proposito, non è che conosci tre persone e quello dice, ma sì, boh, ci penso, prossima volta, mi verrà in mente, no? Quindi bisogna avere delle strategie mirate, fatte in un certo modo, ok, anche per il one to one. Poi ci sono varie altre strategie, ci sono i forum, le serate, quelle brandizzate con il logo della mandante, anche lì. Io non ho nulla contro questo tipo di evento, trovo che siano molto utili, ma trovo anche che nel momento in cui cominciano a organizzarmi chef e finanza, vino e finanza, e mi fanno venire il cuoco super mega famoso, io poi cosa sto vendendo in quella serata? Sto vendendo il mio brand o sto vendendo il brand del cuoco? Cioè, a chi sto portando l'acqua al mulino? Allo chef stellato? Quindi io faccio tutto sto casino, invito clienti, faccio investimenti, pago io perché pago io, ok? Per questa serata, per poi portare clienti a chi? Al ristorante del cuoco stellato? Beh, non mi pare un grande affare, cioè alla fine. Quindi sì, anche questo ha senso, ma deve diventare un premio, no? Una tanto, una volta l'anno, come premio per i miei clienti potrei portarli a un evento. Dopodiché invece cosa c'è di molto più utile? Sono i salotti finanziari, quindi io che parlo di cultura, faccio cultura finanziaria sul territorio, sono io consulente finanziario che in prima persona mi assumo la responsabilità di creare cultura nel territorio. Questo porta acqua al mio mulino, portando acqua al mio mulino lo porto alla mandante e lo porto al territorio, perché poi il territorio, se mi cresce in cultura finanziaria, diventa un territorio più meno permeabile anche alle truffe e a tutto quello che abbiamo visto girare e continuamente sui vari social, ok? Poi ci sono i social, chiaramente. Allora, i social, poi lo vediamo un po' più nel dettaglio più avanti, ma sono fondanti, perché ci devi essere per mille motivi. Poi vediamo quali sono i social invece più utili per il consulente finanziario. Poi ci sono le sponsorizzazioni, per esempio, no? Le sponsorizzazioni possono essere molto utili, però attenzione, anche qui devono essere fatte con un certo
criterio. Quindi sponsorizzare la partita di golf e semplicemente con il logo della mandante porta acqua al mulino di chi? Di chi ha organizzato la gara di golf, che ha avuto gratis le coppe. Non mi pare che da lì siano usciti grandi risultati. Infatti, se io vado a interrogare cosa è uscito dalle varie sponsorizzazioni, quando vengono da me a fare business coach, mi dico: secondo te dovrei sponsorizzare? Dico: senti altri che l'hanno fatto. Hanno portato a casa il Conquibus? No. E allora no, cioè, allora si fa, ma si fa in un certo modo, quando abbiamo creato intorno a te già un certo tipo di brand. Se no sono soldi, come dire, rubati all'agricoltura, come si dice. Assolutamente. Io chiederei un attimo alla grafica, ti interrompo un attimo, di mandare invece una slide molto carina relativamente ai social. Quindi questa cosa che i social ci sono sempre, tuttavia stiamo attenti, perché ormai, così come arrivano dappertutto e ci danno la possibilità di essere sempre iperconnessi con tutto, dall'altro è un'arma a doppio taglio, anche bella pericolosa. Molto pericolosa, perché i social, io dico sempre, hanno i vetri, come la macchina. Avete presente quando al semaforo c'è quello che si mette le dita nel naso, ok? Ed è convinto che non lo stia guardando nessuno perché secondo lui è protetto. Però tu che sei di fianco lo vedi, lo vede anche quello di fianco, lo vede anche quello dietro. Quindi i social hanno i vetri, fate molta attenzione. E la regola base è no politica, no calcio, no religione, è la regola base dell'essere sui social. Che non ti venga in mente di cominciare a dire questo è buono, questo è cattivo, quel partito è meglio, quell'altro invece, e questi qui dicono cazzate. Cioè non si può fare, perché, come dice, pecunia non olet. Quindi i soldi potrebbero arrivarti da un partito piuttosto che un altro, da un fan, diciamo, da un elettore di un partito piuttosto che un altro. Quindi tu, essendo personaggio pubblico ed essendo sui social non per dire la tua, cerchi di esserci professionalmente parlando. Poi vuoi dire che quel partito non ti piace, vuoi dire che quella squadra ha rubato lo scudetto, apri la finestra di casa tua, lo dici alla piazza. Al massimo ci sono 3-4 persone in piazza, lo sanno quelle 3 o 4, se lo dici sui social lo sanno milioni di persone. Non mi pare una strategia furba, ok? Anche perché quello che dicevamo anche prima, i social arrivano subito, e anche se per pochissimo tempo tu pubblichi qualcosa e poi dici ah no aspetta, forse non è la cosa giusta, c'è sempre qualcuno che arriva prima di te, cattura il momento e poi è difficile poi tornare indietro. Ma lo vediamo in politica, guarda quanti politici escono con un tweet piuttosto che un post sui social e dopodiché sparisce perché hanno detto una roba che non dovevano dire, ma oramai il social l'ha registrata, quindi non si può far diverso. E okay, proprio a proposito di questo, stavamo parlando di pubblicazione. Sì. I social ormai scadenzano così tanto la nostra quotidianità che, e per il nostro personale e nel caso in cui noi fossimo sui social anche come figura professionale, quindi in questo caso quella di un consulente, ci sono ormai delle fasce orarie da rispettare quando si vuole essere sui social. Sì, ci sono delle fasce molto importanti in cui esserci. Io per esempio sono sui social dalla mattina alle 6, cioè io mi sveglio, la prima cosa che faccio, do da mangiare i gatti, cani, animali, tutta la gente di casa mangia, dopodiché mi metto subito sui social e quindi comincio a ripostare, scrivere. Quindi io fino alle 8:30, 9 sono sui social, bene o male. Poi le persone, questo appunto si vede dalla grafica, le persone arrivano in ufficio, accendono il PC e se sono persone serie, tendenzialmente dalle 9 fino all'ora di pranzo lavorano, quindi non sono sui social. Poi di nuovo però si torna sui social nella pausa pranzo e di nuovo si torna nel periodo dell'happy hour, quindi dalle 18 in poi vado di nuovo e di nuovo dopo cena dalle 22. Quindi queste sono le fasce orarie in cui bisognerebbe esserci, perché la velocità dei social è talmente fagocitante che un nanosecondo dopo il tuo post è stato perso. Assolutamente. Okay.
Guarda, ci arriva una domanda che vado a implementare poi con un po' il discorso in generale che stiamo facendo. La domanda riguarda quali sono i social fondamentali sui quali esserci. Sì. Io a questa ci abbinerei anche un'altra cosa per fare un attimo anche un ragionamento più di carattere generale. Prima di tutto, su quali bisogna esserci e in che termini, in termini proprio di un consulente che si approccia al mondo dei social e fa una disamina di tutti quelli che sono i canali possibili. L'altra invece, diciamo che è vista più dall'esterno, tu tutti i giorni tratti con consulenti finanziari esperti nel settore. Quali sono i social più percepiti e quali invece magari si fa ancora un pochino fatica ad accettare o magari a tradurre in termini di il social funziona così, la mia attività funziona così, come faccio a far emergere la mia attività tramite quel canale? Ok, bella domanda, bella complessa. Allora, intanto partiamo dai vari social, quindi i social su cui è obbligatorio, ok, obbligatorio esserci, sono sicuramente Facebook con una pagina professionale, ok, e LinkedIn, ok, questi qui sono proprio obbligatorio. Sta diventando obbligatorio anche Instagram adesso, perché Instagram, da quando è stata acquisita poi da Facebook, è diventata molto molto più virale ancora rispetto a Facebook. Quindi se io sono su Facebook con una pagina professionale posso lanciare una sponsorizzazione di un post piuttosto che di un qualcosa che voglio far avere al sapere al mondo, e in automatico, avendo creato un profilo professionale anche su Instagram, in automatico me la spara ovunque anche nel mondo Instagram. E questo vedo che quando mi capita, io la prima cosa che faccio fare quando vengono da me a fare business coaching, io creo una scheda, e la scheda è l'analisi di la loro esposizione, ok? Chi sono, un po' di dati, e poi vado a vedere, ok, questo c'è su LinkedIn, sì, no, come c'è? E faccio tutta l'analisi. Questo c'è su Facebook, sì, no, come? Instagram, eccetera. Vado a vedere tutti i social e nella maggioranza dei casi trovo LinkedIn, ma sbagliato, ma come diceva quello, la risposta è dentro di te, ma è sbagliata, ok? Quindi li trovo su LinkedIn, ma trovo i profili completamente proprio sbagliati. Poi su Facebook li trovo tendenzialmente con un profilo personale e pochi hanno la pagina, quelli che hanno la pagina perché sono passati quasi tutti da me prima, e allora hanno la pagina. Gli altri, o perché me l'hanno sentito dire o perché l'hanno letto nei miei libri, insomma, sono anni, sono più di 10 anni che dico sta roba, quindi alla fine nell'orecchio è entrata un po' di gente questa idea dell'esserci sui social. Twitter io non lo sponsorizzo più di tanto, perché o sei già famoso e allora ha senso, allora è una cassa di risonanza molto importante, oppure se non sei abbastanza famoso è molto faticoso crearsi un pubblico su Twitter. Instagram, come abbiamo detto, è molto importante per via delle storytelling, le storie che stanno 24 ore, adesso c'è IGTV che è la nuova televisione, è il canale video di Instagram che, credetemi, tra un po' questa spacca, questa nel vero senso della parola, questa spacca, questa qui farà concorrenza a YouTube, ma tanto i consulenti finanziari non sono quasi nessuno su YouTube, quindi che problema hanno? Possiamo già partire con quello nuovo, tanto non c'è quasi nessuno su YouTube. Quando vengono e chiedo, sei su YouTube? No, figurati. Ma cosa ci vado a fare? Ma perché i video oggi sono molto meglio indicizzati, per esempio, dei post. Quindi se tu fai un video, lo metti su YouTube, lo metti sui canali social, sei in diretta, per esempio, come faccio io la mattina con le chicche formative sui social, è molto meglio indicizzato e ti apre un pubblico molto più vasto. Quindi perché bisogna esserci? Perché oggi i video vanno più del post scritto. Bisogna fare dei video fatti in un certo modo? Sì, ci si arriva al primo incontro di coaching, ma neanche per sogno. Cioè, fino al quinto incontro io non vi mando in video neanche se mi pagate oro, perché prima bisogna creare tutto un brand e la strategia di video. E a proposito, scusa se ti interrompo, però quello che dicevamo prima, così come nella relazione col cliente non bisogna parlare troppo il tecnichese o altro,
anche nel video, almeno io personalmente, quando vedo chi si mette davanti al video e recita per 5-10 minuti e va avanti senza neanche aver chiarissimo problemi tecnici, cose preso, ecco, pescato, e senza neanche avere magari chiarissimo con chi si sta relazionando, quindi chi è che c'è dall'altro lato dello schermo e con chi sta parlando, è ancora peggio. Cioè anche per i video eccetera ci vuole una certa sensibilità, un certo brand personale e un certo linguaggio. Allora, i video sono veramente l'ultimo step del percorso di business coaching, quindi prima bisogna aver creato il brand, poi bisogna aver deciso la targetizzazione, a chi voglio rivolgermi, poi bisogna avere già un pubblico, okay? Perché non me lo creo coi video il pubblico, me lo creo un po' prima, quando ho creato la rete, poi espando la rete attraverso i video. Ma devo avere una proprietà di linguaggio, devo decidere il mio modo di fare video, perché poi sai, mettersi lì molto imbaccalito a fare buongiorno oggi, la borsa ha fatto questo, cioè, più che altro cerchiamo ognuno il proprio stile, no? Quindi che può essere, io ho il mio stile, mi si riconosce perché parlo così, ma parlo così nella vita, parlo così nei video, e le chicche sformative sono proprio questo, cioè questo modo di usare continuamente metafore, esempi, eccetera, che è un modo per far arrivare proprio alle persone il messaggio, no? Ma ognuno ha il suo. Assolutamente, questo vabbè, in ambiti differenti, però come il buon giornalista deve già sapere chi potrebbe esserci di là e parlare, certo, in quei termini, quindi non dare niente per scontato, ma soprattutto canalizzare rispetto a quello che magari chi c'è dall'altra parte vuole sentirsi dire o vuole sapere. Stessa cosa tramite video, in generale tramite canali social, quindi riferirsi sempre, pensare sempre a chi sta dall'altra parte, non dare mai nulla per scontato, ma non essere neanche troppo impostati, perché sennò si finisce ancora una volta nella standardizzazione e da lì non si riesce. Io al video ci sono arrivata dopo quasi 20 anni di formazione, di coaching, quindi sono arrivata, chiaramente io vado in diretta, poi magari se tu cominci non vai in diretta, no? Ti registri, quindi è una prova, però poi quando te la sentirai andrai in diretta, no? Almeno se registri puoi cancellarlo 1000 volte finché non vedi che è più tuo, però lì ci si arriva dopo. Più avanti. Dopo. Guarda, concluderei questi ultimi minuti che ci restano prima della fine con una tematica che tu hai appena citato, ovvero quella della formazione. Cioè ricordiamoci che in tutto la formazione è soprattutto adesso una tematica fondamentale. Quindi il ruolo del consulente deve essere in qualche modo anche un ruolo del formatore, e a sua volta il consulente deve formarsi, deve essere formato ed informato. Quindi volevo chiederti un attimo un quadro di quella che può essere la formazione ad oggi, sia del consulente sia del consulente che va poi a trasmetterla al cliente. Ma allora, la formazione io l'ho definita così, la formazione in aula è un po' la scuola guida, no? È come i salotti finanziari, in realtà sono la scuola guida, tu inviti delle persone ad ascoltare una teoria, poi però nel mio caso il business coach è l'istruttore di guida, quindi a un certo punto dice ok, adesso che sai la teoria, saliamo in macchina e proviamo a fare le guide, ok? La stessa cosa dovrebbe essere anche il consulente, a un certo punto mi fai salotti finanziari, quindi mi fai teoria, poi però il cliente non può uscire da lì e fare quello che ha sentito al salotto, ha bisogno dell'istruttore di guida, quindi poi il consulente finanziario deve diventare a sua volta un financial coach per il proprio cliente, quindi fare l'istruttore di guida. Assolutamente. Quindi andando a riassumere un po' la formazione prima di tutto, però sempre con quello che dicevamo prima, quindi la caratterizzazione personale, il fatto di magari non compiere passi avanti troppo in fretta, ma essere sempre proseguire step by step, non saltare i passaggi intermedi e non dare nulla per scontato. Sì, anche perché il business coach non è che ti prende e ti fa fare un corso di guida sicura, ti porta in pista, ti dà in mano una Ferrari e dici vai, adesso prova. Vai, prova, cioè, no, non è così che funziona, quindi è chiaro che
Una volta fatto l'analisi di chi hai di fronte, decidi le chiavi di quale macchina dargli. Dice, questo adesso parte dalla 600, non c'è più, la 500 nuova, la large, ok. Questo invece ha già le caratteristiche per poter avere le chiavi della Ferrari. È un po', molti consulenti arrivano da me e mi viene sempre da dirgli sta cosa, tu hai il pane e non hai i denti. Cioè, ma com'è possibile che hai tutto questo po' di possibilità, ma non mastichi perché ti mancano i denti? Allora bisogna lavorare sui denti. Assolutamente. A volte invece hanno i denti, ma non hanno il pane. E allora dici, cavolo, con quei bei denti, come mai non hai il pane? Andiamo a vedere come trovare il pane. Ok, questo è un po' quello che deve fare il business coach. Benissimo. Okay. Andiamo a concludere qui il nostro evento, direi proprio come battuta finale, ripetiamo un po' quello che abbiamo detto all'inizio, quindi anatra, gallina o Fabergé, mi raccomando, non troppo silenzio, troppo mutismo, se il valore ce l'abbiamo è giusto anche fare un passo nella direzione di farci conoscere, non essere eccessivamente presenti, eccessivamente tediosi, inondare il nostro mercato di informazioni, perché poi non si sa più da che parte andare a sbattere, ma soprattutto ricordarsi che ognuno ha un valore personale profondissimo, che è quello che ci caratterizza, e quindi andare nella direzione di promuovere quello su tutti i canali. Fatevi una spilletta vostra. E un'agenda. E un'agenda vostra. Cioè, brandizzatevi con la vostra e spilletta. E tu mi insegni un libro. E un libro, brava, è vero, perché adesso... chi sta venendo da me l'avrete visto sui social eccetera, oramai sono 70-80 i libri che stanno girando e circolando, stanno scrivendo un libro e sai, scrivere un libro nell'immaginario collettivo vuol dire mettersi, altro che spilletta, vuol dire mettersi veramente la spilletta dell'esperto della materia. Allora, conta di più la spilletta dell'esperto della materia o la spilletta con il brand alla bandante? Ditemi voi, io la domanda la lascio aperta. La lasciamo aperta così. Ok. Benissimo, allora Francesca, io ti ringrazio enormemente per essere stata con noi oggi. Ok. E grazie a tutti per averci seguito, se avete delle domande, delle richieste e altro, provvederemo poi magari in un secondo momento a rispondere magari per iscritto e vi rinnoviamo l'appuntamento su tutti i nostri canali di Advisor e Advisor Professional, grazie e alla prossima volta. Ciao a tutti, ci vediamo domani con le chicche formative da casa, ok? Ciao.